Radio Radicale, siamo con Simone Billi della Lega, che è stato osservatore per l'OSCE, immagino, del Parlamento italiano per le elezioni parlamentari in Georgia. Allora, quanto è importante la Georgia per il nostro paese? Che valore strategico ha questo paese del Caucaso? Che valutazioni può fare? Sì, grazie mille. Innanzitutto io sono stato osservatore per il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è una delle organizzazioni internazionali che tra gli altri compiti che svolge è quello appunto di osservare e controllare le elezioni nei paesi che aderiscono a questa stessa organizzazione. Ma devo dire che la Georgia, innanzitutto come paese in generale, è un paese che vi potete immaginare sta proprio al confine tra Europa, Asia e Arabia, e Penisola Arabica, quindi di per sé Vicino alla Turchia. una posizione strategica molto importante. Sì, tra Turchia, Russia, Penisola Araba, Iran, e quindi È all'incrocio. all'incrocio di sostanzialmente di tre continenti: Europa, Asia, Medio Oriente. Medio Oriente e Russia. Per l'Italia la Georgia è molto importante, soprattutto in questi ultimi tempi, perché l'Azerbaigian è il secondo esportatore verso l'Italia di gas. L'Azerbaigian, che è proprio accanto alla Georgia. Quindi il gas esportato dall'Azerbaigian in Italia passa tutto attraverso la Georgia e con il TAP arriva in Puglia e quindi in Italia. Quindi la Georgia ha un'importanza economica notevole per il nostro paese al giorno d'oggi, perché dalla Georgia passa una gran parte dell'approvvigionamento energetico del nostro paese. È importante quindi per il nostro paese che in Georgia si mantenga stabilità e che ci sia stabilità politica ed economica per poter garantire appunto le forniture di gas al nostro paese. Il gas azero, devo dire, non passa, non viene, non è una risorsa solo per il nostro paese, ma anche per molti dei paesi del sud dell'Europa, come per esempio la Grecia e alcuni paesi dell'est dell'Europa, come per esempio l'Ungheria. Quindi alcuni paesi hanno un interesse molto simile a quello dell'Italia di mantenere una stabilità nel paese della Georgia. Altri paesi del nord Europa invece non hanno questi forti interessi e quindi vedono la questione georgiana da un altro punto di vista. Com'è andato il voto? Volevo sapere se lei aveva visto delle irregolarità, gente che veniva minacciata fuori dal seggio oppure gente che provava a buttare dentro il seggio Sì, più schede. Abbiamo visto le fotografie. ci sono stati dei video che hanno fatto scalpore. Sì, certo, sono video, quindi sono successi. Io non li ho visti di persona. Ma devo dire che la Georgia è comunque una democrazia molto, molto giovane. Ho visto anche molti politici, sia di maggioranza che di opposizione, molto giovani. Quindi ho notato appunto una emotività particolarmente accentuata. Cioè, hanno litigato per. Sì, 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 Cioè, sì, sì. che vedeva davanti ai seggi? A Io Tbilisi, dove è andata? A Tbilisi oppure in un'altra. sono andato a Gali, dove è nata la città natale di Stalin, che è stata la capitale della Georgia diverso tempo fa. Ma io devo dire, più che altro, ho visto questa emotività e questa particolare diatriba accentuata e polarizzata, come viene detto, devo dire, in modo pertinente, questa campagna elettorale polarizzata, soprattutto durante le riunioni che abbiamo effettuato come osservatori, perché il compito dell'osservatore non è solo quello di andare a ispezionare i seggi durante il voto, ma anche quello di incontrare i politici di maggioranza e opposizioni, le parti civili, le associazioni di categoria, i giornalisti e via discorrendo prima del voto. Devo dire che durante queste riunioni si notava questa particolare polarizzazione o comunque emotività come si può dire, degli stakeholders, sia dei politici ma anche delle associazioni. Ribadisco, mia
visione personale, probabilmente perché la Georgia è un paese comunque una democrazia molto giovane, molto fresca. Molti di quelli che abbiamo incontrato erano persone molto giovani e quindi molto, molto emotive. Devo dire che mi ha particolarmente colpito questa cosa. Probabilmente sarà anche una questione di carattere del popolo georgiano, di quei popoli più emotivo, più focoso. E quindi devo dire sì, è vero, una grande polarizzazione della campagna elettorale, però devo dire anche una grande polarizzazione, come avviene, direi, Certo. sostanzialmente anche nel nostro paese, in Quindi non ha Italia. visto irregolarità. No, irregolarità, ma devo dire che per quanto riguarda le elezioni in Georgia vengono fatte sia elettronicamente sia con conteggio manuale, cioè le schede vengono prima scannerizzate, ogni elettore inserisce la scheda nell'urna facendola passare da un dispositivo elettronico, quindi la scheda viene scannerizzata e quindi c'è un primo risultato elettronico da questa scannerizzazione e Il successivamente voto le resta schede vengono. segreto? Sì, certo, e le schede successivamente vengono contate. Quindi c'è un doppio check del risultato elettorale. Quindi devo dire, dal punto di vista di brogli squisitamente, in cabina elettorale, è vero, ci sono stati, c'è stato questo video che ha fatto Beh, scalpore di questa insomma, persona che inseriva. Questo va perseguito, perché no, certo. non va bene, va perseguito. Ci sono stati anche, che ne so, ho visto anche un paio di video di zuffe davanti ai seggi fuori dalle scuole che venivano usate come seggi elettorali. Quindi devo dire, tutte queste sono azioni che vanno Lei deve perseguite. scrivere una relazione per il Consiglio d'Europa, cosa scriverà? No, la relazione l'ha già descritta il presidente della mia delegazione del Consiglio d'Europa, l'abbiamo scritta insieme e abbiamo fatto delle conclusioni. Questa relazione poi si somma alla relazione delle altre organizzazioni internazionali e vediamo poi appunto successivamente nei prossimi giorni anche quello che succederà in Georgia. Ho visto che il clima ancora oggi è abbastanza infuocato, ci sono discussioni tra maggioranza e opposizione. Devo dire, vediamo sempre con gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione quello che succederà e quello che si può fare per cercare di mantenere la discussione entro dei termini accettabili. Qualora dovesse eccedere questi termini, non penso, però devo dire che mi sembra che le discussioni siano state tutte politicamente sì, molto focose, molto emotive, a volte anche molto incendiarie, però devo dire che mi pare che da un punto di vista squisitamente democratico, la struttura statale, la struttura della pubblica amministrazione georgiana mi sembra che abbia garantito una democrazia, come si può dire, sufficiente. Non mi sembra ci siano state eventi, organizzazioni tali da presupporre l'invalidità del voto. Devo dire che il voto mi è sembrato, nonostante questo clima molto accentuato, focoso, campagna elettorale, mi è sembrata Senta, una. secondo lei Orban, no? Che va a congratularsi con i vincitori filorussi, accentua questo clima di animosità tra i giovani di cui lei mi ha parlato, oppure non fa. Ma io devo dire, partito appunto vincitore Georgia Dream, che era in maggioranza, aveva vinto anche le scorse elezioni, quindi era già al governo, quindi si è riconfermato Georgia Dream al governo. Loro al Parlamento europeo hanno passato una parte di anni nei socialisti, nel gruppo dei socialisti, poi ne sono usciti e adesso si stanno avvicinando al partito dei conservatori, proprio creato e guidato da Orban. Quindi Orban si congratula con loro e anche perché immagino io possa lavorare per cercare di far avvicinare questo loro gruppo Georgia Dream al partito dei conservatori a livello europeo. Quindi io devo dire, anche noi come Lega Salvini Premier facciamo parte del gruppo dei conservatori di Orban, non ci vedo niente di male, anzi devo dire, secondo me è positivo se il gruppo dei conservatori riesce comunque a stare vicino e a lavorare insieme a Georgia Dream, che è il partito che ha vinto le elezioni in Georgia, per cercare di mantenere la situazione in questo paese stabile e dare un futuro e una garanzia di prosperità anche al popolo georgiano. Quindi non ci vedo Certo. niente di male, anzi estremamente positivo. Quindi Georgia Dream non si trasformerà in un incubo.
No, io spero proprio di no, anche con il lavoro che potrà fare, come accennava lei prima Orban, con il lavoro che potremo fare noi e l'Unione Europea, spero proprio e mi auguro caldamente che Giorgio Trim si potrà non trasformare in un incubo. Certo, anche le organizzazioni internazionali e gli stati esteri possono avere un grande peso in questa cosa, cioè l'Unione Europea deve lavorare affinché la Georgia si possa avvicinare all'Unione Europea e allontanarsi dalla Russia. Considerate che il partito appunto Georgia Dream, che ha rivinto le elezioni la scorsa legislatura, aveva inserito in Costituzione, nella Costituzione georgiana, il fatto che il paese Georgia dovesse entrare, i funzionari pubblici dovessero lavorare per entrare nell'Unione Europea. Quindi, da quello che vedo io, anche da parte di Georgia Dream, c'è un fortissimo interesse affinché il paese Georgia entri nell'Unione Europea. Quindi speriamo che, come diceva anche lei prima, speriamo che questi sussulti non democratici che vedono Georgia Dream si avvicina alla Russia, speriamo che non siano veri, che non si avverino e che sia il nostro paese che tutta l'Unione Europea lavori per avvicinare sempre di più a sé il paese Georgia e allontanarlo dal dittatore russo. Va bene, allora il sogno continua, io la ringrazio, grazie a Simone Billi della Lega che è stato osservatore OSCE del Consiglio d'Europa per il voto parlamentare in Georgia. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro.